Almenno San Bartolomeo, 14 settembre 2018. Mi trovo qui in via Resistenza con una Vespa anni 80 125 azzurra. E adesso proseguo qui fino a una chiesa. Un allevamento di bovini. Purini sempre lì. Alla fine viene ne ammazzati. Ho mangiato uno scartozzo, era secco. C'è un vergaro laggiù, va. Guarda un po'. Ci sta a pensare se venisciò o non venisciò. Ha visto a me, dirà chi sarà quello. C'è pensato, se storna per privacy. Non darà. Non darà a fa danno. Dai che riprimo. Ci ha pensato, questi puretti anziani ci hanno paura, se trovano qualcuno, qualche delinquente, gli danno una cortellata, se pia i quattrini, chissà quante ne succede oggi come oggi. Vabbè niente, mi sto dirigendo verso una chiesa che dovrebbe essere lì in aria qua, come ho già detto, ma mi è andato tutto perso, penso, perché stavo a mangiare lo scartozzo, non registrava più, era tutta spenta la videocamera. Boh. Fai scherzetti pure la videocamera, ma oltre che il cervello sotto il sole viene imbambolato dallo stombamento. Dai, vediamo un po' cosa mi vuole dire adesso qua, questi posti. Qui c'è l'erbetta per trilli. Se viene chi la cagnolina, però te pare che la porto a Bergamo. Guarda che roba, che erba pratina, questa per i conilli. Se viene un conillo chi, se mangia tutta serba diventa un dinosauro. Fa un po' vedere su campanile, dove è? Dove starà su campanile, non lo so. L'ho visto prima, na misella Gioe! Sarà 10 km da qui. Ara che roba, oh! C'ha la Madonnina là sopra. E chi ci arriva là? Adesso Andrea c'ha un'altra consulenza con un'altra azienda per un'ora. Io c'ho il tempo un'ora per non trovare logo. Per andare in giro senza una meta, però è bello andare in giro senza una meta, perché raggiungi sempre uno scopo, quello da sperimentare nuovi posti, nuove località, e quello che viene, viene al momento, è tutta una curiosità. Vedi chi? Una stradina fatta con le biciclette, con le ruote delle biciclette. Guarda che roba. All'acqua c'è Aironi? Cos'è? Gli aironi o i cuoricini? Che cavolo è dei uccelli volatili? Fa un po', riprende un attimo. C'è i cuoricini e gli aironi. Guarda un po' che colli lunghi.
Porca miseria. Magnano i vermeni, sa cui becchi i guzzi. Guarda, è passato uno sa la bicicletta anni 90. La ditta dei carni è lì, dove sta facendo il colloquio di risparmio virtuoso, Andrea. Adesso ci sarà un'altra chiesa qua, dai, sta. E là va, e là lì va, guarda, vedo il campanile col pennacchio. C'è due torri lì, cos'è? Una torre. Lo ha il campanile, non mi sei un pezzo in là, eh? Allora so indeciso sia ad andare là o qua. Però mi porta a destra. Quindi vado sulla destra. Come tutte le cose. Una volta che su là, dopo gli do la posizione, Andrea, e alla fine mi viene a pialà. Poi andiamo a casa, dobbiamo fare 500 km. C'è un aeroporto qua, sì, sta decolando un aeroplano piccolino. Qui c'è un corso d'acqua. È secco, eh. Guarda che roba. Tutto secco. Quell'uomo che si è stornato per privacy sta ritornando oltre. Adesso vado giù in fondo. Vorrei andare a vedere l'aeroporto io, che decolla gli aeroplani. Però mi conviene andante la chiesa, va. Qua giù a destra, tutti in fondo, poi a sinistra. Esci. Oh. L'ho fatta di strada, mi sono straccato un bel po' oggi. Sono sfinito. Direi mi sento mezzo morto oggi. Sei contento e contenta? Però non moro. Non moro. Capito? Qua c'è un parchetto sotto agli alberi. E giro laggiù. Qui non c'è niente da ripiare, case private. Per terra che cos'è? È la frutta, è uria magna, un limo, così me cosa? Mi sistema lo stomaco, qui cos'è? Cos'è qui? Oh? Le mele, cos'è? Mi pare le mele. Fa un po' sentì. Più è acerbo su frutto e più mi fa bene. Porca miseria acerba, sta mela. Guarda, pare una pallina da tennis. Guarda com'è arrivata laggiù. Laggiù tutto. Mezza la strada. Amara come il veleco la mela. Quella sarà da coscela. Una mela cotta, buona un bel po'. A me piace un bel po' le mele cotte, con lo zuccherino sopra, le speciali. Queste che aspre, pure più buone qua a coscere, qui è naturali almeno, è naturali. Tanto la natura ci dona tutto, tutto gratis, è l'uomo che ha messo tutto a pagamento. Guarda che schifo di appartamenti. Porca miseria, quante brutte queste case. Non ci staria manco se me la regalene. Non mi piace, tutta urbanizzazione. Porca miseria, che schifo. A me mi piace casa mia, la più bella che tu sia, tu mi sembri un'abbadia. Guarda, la mondezza per terra, che schifo. Tutti questi appartamentacci schifosi. Come ne andarà sta gente? Quelli stappano in una fogna. Qui, se no tutti stami in una casa di campagna, in due mi tribulacole fogne,
amministratore, pagamento delle scale, pagamento di chi, pagamento di là, pagamento di qua, non tribulami di niente. E i cavoli nostri in campagna, guarda un po' che cornicchio, guarda, vendo box, un box, un cornicchio, un macello dei quattrì per mettere una scatola di lucido. Via Cavour. Vabbè, domando a cusie, a culie di sta chiesa. Antonina Gemma dovrebbero essere quelle. Via delle Primule. Forse una volta era piano delle Primule. Signore, in linea d'aria la prima chiesa che trovo sulla destra, quanto dista da qui? Tanto? Prima? La prima. Chiesa sulla destra? Sì, sulla destra in fondo, in linea d'aria c'è? No, è sulla sinistra. Ah, mi sbaglio, è a sinistra, perché io vedo un campanile, ma sta molto lontano. Sulla sinistra, è sulla sinistra la chiesa. È più vicina. È vicinissima, giù in fondo, sinistra. A sinistra, grazie mille, molto gentili. Allora devo andare a sinistra, non posso andare a destra. Pazienza, dai. Su, tutto di sinistra. Così che fa, dai, tanto a sinistra è meglio, perché se per esempio te dentro una casa vedi un quadro spostato a sinistra è positivo, se tu lo vedi spostato a destra è molto negativo. Quindi andiamo a sinistra. Guarda un po' chi è Geppetto che viene su. Zuppetta. È molto vicino, sulla sinistra. In fondo sulla sinistra, vabbè, dai. Allora sono arrivato, va. Oh. Sono quasi arrivato. Uscito. Via Chiesa. Oh, un carabito. Guarda che sono quasi arrivato. Via dei Giacinti. Oh, l'è rabbito col cavolo, porca miseria, l'è rabbito. Adesso arrivo laggiù e ripio la chiesa e poi fermo la registrazione, così sto in contemplazione, pure alla messa possibilmente. E dopo sto meglio, più carico, più pieno di energie positive, vibrazioni alte, dato che qui tanto è tutta urbanizzazione. L'uniche vibrazioni alte le trovo alla messa, alla Santa Eucaristia. Una piscina. Un altro ca. Questo è un po' più tranquillo. Le Bigigio, questo pare un volpino gigante, un volpino, guarda, le Bigigio, guarda, mocciga, è rabbiti, ho rabbiti, si ca, ma ha muccicato la videocamera, però alla fine protegge il suo territorio. Qui in Tessavia sento tanta negatività,
de diavoli, le puzza, puzza de diavoli, puzza, che schifo, che appartamentacci, che merda. Sapete cosa ne sa? È ubitorio! Ne sa di ubitorio, ne sa! Che schifo! Madonna, l'ha incazzato quello! Così io... Porca, mi si senti le scampanella? Le campane, c'è la mesta! Adesso vado alla mesta, vado! Cos'è quel madonna lì? Lo scivolo, va? Cos'è, un parco giochi? Ah, le scalette, guarda che roba, oh! Una torre di controllo, non ci capisci cos'è, adesso vado a vedere. C'è sta rotatoria. Quelle scalette lì mi pare hanno scivolo. Un aeroplano, va. La torre del sole. Parco astronomico. Non capisco cos'è quella roba là. Oh. Sempre fa parte del parco astronomico, adesso vado a vedere. Guarda un po' la campana, si sversa. Oh, non ho digerito la roba che ho mangiato oggi, mi viene su tutto. Con me è stata pesante un bel po' quella roba. C'è una fame, mi si è portata via, mi è rimasto tutto nel gargalozzo. Adesso boh, conto la chiesa, mi tranquillizzo. Dopo vado nel parco, voglio andare a vedere quegli alberi, quanti grossi. Oh, brembate di sopra. Mi trovo a brembate di sopra. C'è la mappatura, altitudine 222 metri a livello del mare. Mi chiama la mesta. Qui c'è le Corriere Sectra, anni 90. Ma cos'è, un acquedotto? L'acquedotto, guarda che figata. Se sta a fermare la campana, va. Arduina c'è. O Annunziatina. Là cosa c'è? Quella villa là sarà il convento. Oppure l'ospizio. La casa di riposo c'è, sì. L'ospizio. C'è un obelisco là in mezzo in onore ai caduti per la patria. Faraò. È qui che volevo venire, vedi? Vabbè dai, ci sono arrivato, va, finalmente. Così dopo do la posizione, mi trovo qui, Andrea mi viene a prendere dopo del colloquio. Fatta finita. Adesso bocco dentro, va. Spero che c'è una messa. Chi c'è? La Madonnina e gli angeli. Non puoi come si chiama sta chiesa? Oh,
Festa della Beata Vergine Addolorata, Santuario della Cornamusa. Santuario della Cornamusa. Cepino di San Omobono Terme. Santuario della Cornamusa, è un santuario allora. Apre alle ore 7 e chiude alle ore 19. Thank you.
pace. Le antifone sono a pagina 698. E salmi a pagina 57. Grande il mistero della croce, la morte fu vinta, quando morì l'autore della vita. Oracolo del Signore, il mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a scabello dei tuoi piedi. A te, principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Il Signore è alla tua destra, annienterai re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. Grande il mistero della croce, la morte fu vinta quando morì l'autore della vita. Adoriamo la tua croce, Signore, celebriamo la tua beata passione, pietà di noi, tu che per noi hai sofferto. Tre chiese laggiù! Ora che roba! Tre col santuario di San Giovanni Battista, guarda che roba, e c'è il Santissimo Gesù esposto. Mi sono venuto a cambiare camicia che impestavo di sudore, e allora adesso posso bocca dentro tranquillamente profumato. Mi trovo qui in questo panorama incredibile del monte che sono andato, la collina che sono andato a sperimentare prima è là lì. Vedi, c'è tutta la zona industriale, un altro paesino, che adesso non mi ricordo il nome. C'è un sacco di campanili. Quello è un acquedotto, cos'è? Un mandrillo lì. Quello là è un campanile, è una chiesa che forse sono andato dentro prima. Non mi ricordo, questo è un altro campanile. Un altro lassù ce n'è. Guarda chi? Un altro lì. Qua? Questo è un acquedotto, poi che cosa individuo? Un'altra chiesa, un altro campanile, un controcampanile con convento, un altro, guarda, è pieno di chiese, guarda, un altro campanile, è strapieno, vedi quante ce n'è? Mi è andata una formica anni 90 chi de vin rosso non te la ma. E se la mangi ne sa de vin rosso quella formica. Vabbè, vado a sperimentare lì in quel centro storico, va. Vediamo un po', manco mi ricordo più un numero trovo. I caduti civili della guerra. Combattimento per ferite. Morti in combattimento. Qua c'è la mura. Signora, come si chiama suo paese? Suo paese, come si chiama? Brembate. Come, scusi? Brembate. Ah, Brembate, Brembate di sopra. Grazie mille, molto gentile. Brembate di sopra. Se no, le scritte qui ce n'è poche. Uno che viene da fuori, come fai a capire? Brembate di sopra. Pensa un po' che nome è strano. Adesso vado giù tutto qua. C'è un negozio di giocattoli, prima sono andato a comprare un giocattolo per mio figlio, lì, la 159 della pulizia dell'Alfa Romeo, l'ho comprato. Qui c'è un bar. Guarda un po' questo, una Mercedes Cabriolet, là c'è l'ospizio, laggiù c'è un'altra controchiesa, guarda, quella che ho ripreso prima.
capisci? È un inferno, è un inferno. Sente che macello, porca miseria, che inquinamento, che casino inquinamento. Questa più incazzata che mai, ma guardate così, porca miseria, un demone, che diavoli, qui in uno spaccio c'è i plasmon anni 90, uno spaccio, qui i trucchi. Guarda un po', se plafumiere, qui tutte scure nere, bruciate. Tu cos'è? Un'agenzia di viaggi? L'ospizio lì? Vedi, Annunziatina è stata gentile in te col terrazzo. Adesso mi credo di andare io in mezzo a su traffico, su casino, per un mascello, non me ne ha manco da discorrere. È un mascello proprio qua, guarda che schifo. Guarda questo incrocio qui, adesso mi fermo qui, aspetta Andrea. Ancora non si è collegato nel cellulare. Tutti a mosse, incazzati, i polli d'allevamento, capi di laboratorio. E nammi se l'è incazzata sa gente. Porca miseria. Affaticà 95 anni prima di andare alla cassa da morto. Poi è finito tutto, guarda oh. Uno più incazzato di un altro. Che polli. Che polli. Questi non tanto, quelli che passate fino a te, uno più incazzato di un altro. Per privacy, capite? Conta la privacy. Guarda che bella sta macchina qua, oh. Da imprenditore. Mi sa che mostro, guarda. Oh. Che bella sta macchina. È bellissimo, ha interni spettacolari. Guarda per privacy com'è incazzata quella. I polli, i polli. C'è un semaforo là. Brambate, manco mi ricordo più il nome, di quanto è complicato, non me lo ricordo manco più. Sant'Omè, biblioteca comunale. Oh, l'unico che ha sorriso è quel ragazzo col furgo rosso. Oh, quello pare lo squalo 1, quello che è morto da uno squalo, che l'ha muccicato dentro col furgò. Il buonanima.
Guarda tu che fila lunga che io. E poi questo non è niente al confronto delle altre città. Questa città è, questo è un paese, una frazione di Bergamo. È piccolo piccolo questo paese qui. Cosa farà da abitanti? Non tanti, ma le beggigi, quei cagnolini. Eppure il pollame sempre in preda al traffico. Te pensa, siamo nel 2020, dovevi volare tutti, no? Avevi i mezzi volanti, invece ancora su terra, chi ci spostiamo sale gomme, usura, tutte buche dappertutto, a parte se strade, anzi. Però la maggior parte è usurate, no? C'è muta tribula sui meccanici, tutto un continuo usura totale, le bollette, e paga chi, paga là, paga su, paga giù, tutti a cure per faticare per un altro, per pagare le bollette allo Stato, che c'è mena de bollette, de tasse, porca miseria che pollame. Ci rendiamo conto che la vita passa come la velocità delle macchine? Ci troviamo un la cassa da morto, manco ci rendiamo conto. Porca miseria che pollame. Oh, mi sono stufato a sta via, guarda. Questo con la Vespa anni 50. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O cuore addolorato, immacolato di Maria, pregate per noi che ricorriamo a voi. Anno Mariano 1954. Indulgenza 100 giorni. Santissimo benedetto. Macchina incredibile, guarda un po' Andrea che mi è venuto a prendere. C'è una macchina anni 70, guarda che roba, una Citroen che mi fa venire pensato i tempi d'oro, gli anni 80. Che spettacolo di Citroen, guarda lì, io tutta roscia. Porca miseria, è bella la barca, è bella, è stupenda, oh. Guarda chi c'è un tappeto come nei alberghi, è bella sta macchina, che spettacolo.